Bordel, benvenuti a tutti in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlare appunto con voi di cosa ne penso io e di come stiamo un pochino andando in avanti con le limite delle Collector Edition, parlando con voi appunto di questo andazzo, di come sono cambiate nel corso del tempo e come sicuramente ancora si evolveranno, facendo appunto degli esempi e cercando di spiegare com'è il mio punto di vista. Ma prima di tutto voglio ringraziare True Icarus, spero di averlo detto bene, per avermi appunto consigliato, grazie a un suo video, l'acquisto di la statua, questa qui, di The Last of Us, che la volevo, ma all'epoca costava 100 euro, questa l'ho pagata mi pare 35, che era in offerta al GameStop. Lo ringrazio perché forse non l'avrei mai saputo senza, visto che non frequento più tanto il GameStop per vari motivi. Comunque lo ringrazio perché ero veramente interessato. Però comunque, tornando a noi, aspetta che adesso metto la bomba, parliamo di queste. Oggi voglio parlare con voi di Limited Collector. Questa è una di quelle veramente... L'ho comprata perché volevo la Collector Edition peggiore di questa generazione. Volevo ricordarmene tra 5, 10, 15 anni che la Capcom è riuscita a fare l'edizione più brutta esistente di una Collector Edition. Quando si dirà qual è la Collector Edition più brutta mai fatta, ecco che io tirerò fuori questa. Questo bel cesso di plastica da due soldi, che però non costava due soldi. Questa l'ho pagata 40 euro mi sa, o 49, ma quando uscì questa costava 200 euro. Voi direte, 200 euro deve avere dei contenuti veramente esagerati. Ecco, questa aveva una felpa, aveva, ce l'ha ancora come si può vedere, una felpa di un'università, una roba che veramente c'entra tantissimo col gioco, visto che appunto mezz'ora interamente di gioco sarà dentro un'università, veramente un contenuto secondo me azzeccatissimo. Ovviamente la taglia è la classica taglia americana, quindi 10XL, che arriva alle ginocchia, però aveva quella e anche un vetrino con degli autografi di quei poveri deficienti che hanno fatto questo cesso di gioco. Sembrava una cosa da vantarsene, ma fa gran schifo. Ovviamente è anche mezza spaccata perché facendola di un materiale così poco resistente si deforma, si schiaccia, si crepa, eccetera eccetera. Detto questo, questa pensavate fosse la top di gamma? Insomma, 200 euro io ancora non le avevo mai viste per una collector in questa generazione. Bene, appunto, True Icarus parla della collector di Titanfall, che uscirà a marzo, che contiene una statua praticamente ad altezza uomo di 45-50 cm, più altre scemenze che poi comunque ve le mostrerò, e dicendo che appunto 300 euro sono una cifra enorme, cioè con quei soldi lì io mi compro una Wii U in edizione limitata volendo, anzi sicuramente farei così. Il problema appunto di quell'edizione in particolare è che non ha specificato è che quell'edizione è esclusiva di una nota catena di videogiochi che incomincia per Game e finisce per Stop. Fate un po' voi i conti. Ora non voglio tornare sul fatto che quella catena secondo me è una gran chiavata e basta, però quando tu sei l'unico a poter vendere un oggetto e quindi non hai concorrenza di nessun altro, ti puoi permettere anche di fare il prezzo che vuoi te, no? Come dire, se la PlayStation 4 la vendevano solo loro, probabilmente non l'avremmo trovata a 400 euro, perché comunque l'avrebbero anche potuta rincarare. D'altronde dicevano, la vuoi comprare? La devi comprare da noi, la prendi al prezzo che vuoi. Questa secondo me è la stessa cosa che hanno fatto con quella Collector. Mi ricordo anche, qui adesso non è presente, però la Alliance Edition di Mass Effect 3 che ho comprato a 140 euro. Praticamente cosa aggiungeva oltre alla normale collector?
una statuina così, di questa altezza veramente, in resina o PVC, della Normandy, e appunto un block notice vuoto, senza niente, e comunque l'ho pagato 50 euro in più, oltre alla confezione con scritto la targhettina 800 su 1000, per esempio. Ma comunque sono quelle limited farlocche, tarocche, che non valgono un cazzo e che uno le compra solamente perché è un fan. Io sono un fan di Mass Effect e volevo la limited più figa che ci fosse. Ovviamente oggi, se volessi vendere quella limited, me ne prenderei quanti? 40 o 50 al massimo, il valore della collector, perché, come potete ben immaginare, ormai comprare una limited o collector edition non è sinonimo di avere un qualcosa di ricercato, un qualcosa di difficile da trovare, da reperire. Ormai appunto tutti i negozi le vendono, tutti i giochi le hanno, non hanno magari solamente l'edizione standard di merda, perché ormai l'edizione standard è la versione di merda, se si compri quella sei un barbone, in poche parole. E l'edizione figa, hanno l'edizione di merda, l'edizione mediocre e l'edizione figa. La differenza qual è? Che l'edizione di merda, faccio un esempio, questa ha all'interno il gioco, all'interno il manuale del cazzo che odio a morte, un codice di merda e questo addirittura c'ha la mappa, quindi già qualcosa in più è. Ma voi ve ne siete accorti? Io faccio l'esempio, adesso c'è la 360, di come sono cambiati dal 2006 ad oggi le versioni standard solamente? Stanno facendo di tutto per appunto non farle comprare. Io adesso vi propongo un titolo sempre di GTA, GTA San Andreas, un titolo uscito su Play 2, PC e appunto Xbox. Abbiamo il libretto, la mappa e sempre altre cazzatine, senza codici, perché all'epoca fortunatamente non tiravano tanto sui codici. Questo è il libretto. Ovviamente tutto a colori, il solito libretto di GTA pieno di stronzate, divertentissimo e bello anche solamente da leggere per farti delle risate. Non sembra che questo siano delle cose necessarie, ma io ci guardo molto queste stronzate qui, perché secondo me la serietà di una software house va anche data a queste, perché uno che comunque ti spende 70-60 euro devi avere la decenza di dargli un qualcosina che cazzo tra 5-10 anni potrà ancora riaprire e dire guarda che bello. Adesso non c'è più niente, sono giochi che vanno presi, giocati e rivenduti e basta. Non c'è più il collezionismo su quello standard, non c'è più il collezionismo sullo standard. Io attualmente sto collezionando sempre meno per le nuove console e sto cercando sempre di più di recuperare quelle vecchie, perché ancora vedo nei vecchi giochi, nelle vecchie console, e per vecchie dico già PlayStation 2, GameCube, Xbox, che secondo me è stata l'età d'oro dei videogiochi su console. Dal di lì in poi ho visto proprio un tracollo così a scendere, e penso proprio che con la nuova generazione andrà sempre peggio. Non gliene frega più un cazzo alla gente dei giochi, e quando compro una limited o una collector appunto di un gioco, la compra solo perché c'è quella, cioè il gioco magari standard non lo comprerebbe neanche, per comprare appunto subito l'edizione più figa. Ragazzi, ieri sono andato al GameStop e vendevano solo delle Collector Edition di Assassin's Creed 4. Sono stato dentro 20 minuti, sono entrate 5 persone a comprare la Collector. Io ho chiesto, ma quante ne avevate prenotate? Più di 20. Ce ne sono arrivate 30. 30 Collector, no? Quindi sembrano qualcosa di rarissimo. Ce ne sono più di 30. E hanno prenotato, credetemi, non sto dicendo cazzate, la gente ha prenotato più edizioni limitate che edizioni standard. Vi faccio capire che punto siamo arrivati. Ormai è più raro comprare un'edizione standard di un gioco che un'edizione limitata. A me questa cosa mi sta facendo venire un nervoso a pensarci.
Ora non so se molti lo fanno perché hanno intenzione un giorno di rivenderle sperando di, non lo so, guadagnarci il 300% di quello che hanno speso. Io vi assicuro che non è così, che non funzionerà più così. Non è come un tempo che recuperare una collector di un gioco per la PlayStation 1 o per il Dreamcast richiedeva sborsare tanti dindini. Adesso queste collector qui non valgono più niente. Faccio un altro esempio. Halo 4. Halo 4 appunto è un Halo. Molta gente è affezionata al brand di Halo, molta gente vorrà comprare una collector tra un po' di anni, no? Io, come potete vedere, questa l'ho comprata al GameStop, che la vendevano a 20 euro. Questa costava 80 euro, penso che 5 mesi dopo appunto costasse 20. Quindi già vi faccio capire quanto cazzo può essere sceso un gioco come Halo. Questa console qui, tra 5 anni, a chi gli potrà interessare? Per esempio, vi mostro, c'ha uno steelbook, quindi la versione in plastica che sembra metallo, ma che è plastica. C'ha delle cazzatine così in plastica, con dei codici, e c'ha un libretto. Un libretto con una mappa, una roba veramente comunque penosa per una limited di Halo, capo. Una limited di Halo stiamo parlando, non di un gioco che vende 100 copie al lancio. Questo è un gioco che vende milioni di copie. Questa edizione limitata, guardate se qui leggete, è la 540.000 e qualcosa. Questa vi pare che sia un'edizione limitata? Se questa è la 541.000, vuol dire che altre 500.000 persone l'hanno comprata, comunque l'hanno. Che cosa ha di limitato questa? Non ha niente, ha la scatola in cartone e basta. All'interno troviamo solamente due dischi, non c'è un libretto, non c'è niente. Mi fa incazzare parecchio. E soprattutto c'è un codice online, quindi a uso singolo, che ti dà dei pacchetti, delle mappe, robe così, che comprandolo, se non mi ricordo male, dal marketplace appunto costava 20 euro. Ora l'edizione limitata costa 20 euro in più di quella normale costava, appunto perché c'era questo codice, questo Wuxie, no? DLC che andavi a riscattare e dopo non dovevi pagare 20 euro per le mappe. Ora, se io uso questo codice, ho perso già tutto il valore della limited. Non è più niente di limitato. C'hai questa qui e c'hai un artbook di 10 pagine. Questo andazzo l'ha preso molte altre case, come Activision, che fa uscire una versione da 200 euro, in cui di quei 200 euro 50 euro sono per un codice, per il premium, per non so, per avere tutte le mappe che usciranno di Code Ghost. Quella collector, una volta che avrai usato quel codice, varrà 50 euro in meno, subito. Perché appunto te non la puoi magari un giorno rivendere a 200, perché comunque 50 euro li hai già bruciati riscattando un codice. Questo per fare un esempio, ma ne fanno tante altre. Adesso non è più come una volta che si chiedeva, presentano un gioco, la prima domanda era chissà quando uscirà questo gioco, cazzo lo voglio. Adesso presentano un gioco, la prima domanda che si fa alle persone è chissà che cazzo ci sarà dentro la Collector Edition. Io rimango veramente schifato, senza parole, perché secondo me questo è il lento declino dell'industria videoludica, cioè il rimbecellimento totale delle persone, che sono diventate assuefatte, sono diventate ostaggi quasi delle grosse catene. Cioè se entri dentro un GameStop e chiedi voglio prenotare Assassin's Creed, loro ti dicono vuoi prendere la Collector o la Bourbon Edition. Cioè dopo ti fanno anche sentire quasi in imbarazzo se gli chiedi compro l'edizione standard, perché dici perché devi spendere 70 euro per un disco e della plastica quando con 30 euro in più ti parte a casa una statua di 40 centimetri e dei bonus per l'online, eccetera eccetera. Vi dico, attualmente non ho prenotato niente di Collector, non c'è nulla che mi ispiri. Cioè, io non guardo neanche più
neanche più guardo un unboxing su internet perché non ha più, non mi ha più interesse, non mi dà più interesse. Cioè, un tempo guardavi un unboxing con, di una mega collector con ammirazione, con senso wow, che fortuna che hai, magari io avessi avuto la fortuna di trovarlo oppure di avere i soldi. Adesso, ragazzi, escono, adesso è uscito Batman, è uscito Assassin's Creed, da adesso in avanti si troveranno unboxing, 2000 unboxing, cioè io che cazzo lo guardo a fare che tanto tra 2 mesi io me la compro a metà di quanto tu l'hai pagata adesso? Non mi fa neanche venire voglia. Questo andaff sicuramente andrà avanti così per lungo, quindi vediamo come può evolversi. Io penso che andrà sempre peggio, io penso che tra un po' di tempo, ragazzi, le collector saranno solamente versioni normali con la confezione così in plastica normale, con dentro appunto un codice dal valore di 50 euro, un foglio di carta dal valore di 50 euro, con tutte le varie espansioni, vari codici, vari DLC per finire il gioco. Non ci vuole niente che sia così. Quello penso sarà proprio l'ultimo colpo di grazia per i videogiocatori. Spero, incrocio le dita, che non sia quello la fine per quanto riguarda me dei videogiochi, almeno su console. Però conoscendo, vedendo com'è stato com'è andato l'andazzo in questi ultimi 5-6 anni, non mi sorprenderei più di tanto. Con questo io penso di aver finito. Voglio veramente sapere voi cosa ne pensate, come la vedete, se la pensate come me o seppure trovate nelle collector ancora quel senso di appartenenza a una cerchia ristretta di videogiocatori definiti quasi pro, diciamo quasi hardcore, no? Videogiocatori veramente collezionisti, veramente che amano i videogiochi, che li vogliono tenere esposti, che sono fieri appunto dei loro acquisti, che non se lo nascondono, oppure se pensate come me che questo declino non finirà sicuramente con la nuova generazione, se pensate che le collector perderanno ancora di più in contenuti, in valore, facendo posto appunto a fogliettini di carta come questo, con dei codici, con dei bonus, con dei DLC, eccetera eccetera. Fatemi sapere la vostra impressione e alla prossima. Vi ringrazio. Ciao ciao.